Sì, sicuramente per noi è un obiettivo veramente molto importante, più che un obiettivo, un risultato, visto che 30 anni li facciamo quest'anno. Veramente per noi è stato metà della nostra vita, ecco, l'Alpha Cam, l'Econ System e quant'altro. Quindi sì, è un evento molto importante, ci teniamo molto. Mi piacerebbe anche ringraziare la parte più importante di l'Econ System, che è il personale di l'Econ System stesso, che ha sviluppato il prodotto, lo supporta, lo assiste. Che è la faccia pulita dell'azienda, ecco, diciamo così. Molte cose in realtà sono cambiate le esigenze. È ovvio che 30 anni fa le richieste erano veramente molto essenziali, c'era quasi la sorpresa, lo stupore di vedere un prodotto come il software all'interno, ad esempio, di una fiera, piuttosto che nel settore del legno. Oggi le richieste dei clienti sono molto circostanziate, cambiate le generazioni, siamo molto più orientati alla soluzione, quindi non dobbiamo più fornire un prodotto, ma il cliente si aspetta da una soluzione a 360 gradi, dall'interfacciamento con i sistemi gestionali, al nesting, l'interfaccia con i CAD 3D solidi, l'industria 4.0, quindi è cambiato veramente tanto, però noi siamo qui, quindi l'importante è essere cresciuti ed evoluti grazie anche all'evoluzione del mercato. Sicuramente parlare di 30 anni è una distanza eccessivamente lunga, tenendo conto dell'evoluzione del mercato, l'evoluzione della tecnologia e quant'altro. Sicuramente da qui ai prossimi 5-10 anni l'obiettivo è sempre di più l'integrazione di macchine, sistemi, software, dove AlphaCam continua a rimanere comunque il punto focale di tutte le applicazioni. Robotica, abbiamo parlato di macchine pick and place, parliamo di tutto quello che è oggi la produzione nel settore del legno e nel settore del mobile. Thank you.